Ciao a tutti, cari amici e amiche che sono del Cancro, ben ritrovati in mia compagnia. Siamo pronti qui oggi per conoscere le vostre previsioni dal 24 al 30 ottobre 2022. Grazie di cuore per seguirmi sempre. Se vi va, iscrivetevi al canale attivando le notifiche attraverso la campanella in alto a destra. Lasciatemi un like, un commento, un feedback e condividete se vi va questi video sui vostri social. Vi ricordo che queste sono indicazioni generali. Non posso valere per tutti, per quello vi invito a optare per i miei consulti privati di cartomanzia. Benissimo, incominciamo nell'indagare le vostre energie attraverso la prima carta con il mio oracolo. Vediamo un attimino per voi del Cancro che cosa hanno da raccontarvi le carte. Abbiamo la carta del cambiamento. Beh, quindi qui sicuramente c'è aria comunque di cambiamento, di rinnovamento, qualcosa che si modificherà. Quindi se state aspettando un cambiamento in una situazione, magari un qualcosa che si era bloccata, un rapporto che anche in questo caso si era interrotto, un rapporto che sta andando anche avanti bene, ma non c'era quel sentore di proseguirlo attraverso, ad esempio, una convivenza, un matrimonio, beh, qui durante queste settimane, durante questa settimana o comunque nel breve periodo, ci saranno comunque dei rinnovamenti, delle trasformazioni anche interiori che vi porteranno a maggior consapevolezza, maggior espansione, capirete quello che volete, ok, dalla vostra vita e quindi qua c'è comunque un terreno fertile per costruire un qualcosa e per avere quel cambiamento tanto desiderato. Dentro di voi soprattutto, ma anche fuori di voi nei vari rapporti interpersonali, amore, amicizia, ma anche la vita professionale ed economica. Qualcosa che cambia, qualcosa che muta in positivo. Ok? Andiamo avanti con la seconda carta. Qui potreste anche dover cambiare abitudini o stile di vita e potreste farlo anche proprio durante questa settimana. Vediamo un attimino di andare avanti con altre energie. Abbiamo la carta del Fante di bastoni. Qui potrebbe essere anche un uomo dei segni di fuoco, Ariete, Leone, Sagittario, oppure portatore o portatrice dell'ascendente in uno di questi segni. Qui vi farete avanti, c'è tanta passione, tanta energia, scoprirete nuovi interessi, scoprirete che c'è in ballo per voi qualcosa di più stimolante, qualcosa di creativo che inizierete e porterete avanti e riuscirete poi a toccarlo con mano. È una fase di esplorazione in uno o più rapporti, oppure esplorerete nuovi mondi. Nuovi mondi potrebbero essere nuovi interessi, nuovi, ripeto, stili di vita. Inizierete qualcosa di molto bello senza però essere certi dove questa strada, dove questo sentiero vi sta conducendo. Ma qui il cambiamento è doveroso, ok? Però visto che è uscita questa carta di figura, voglio pescare un'altra carta, sempre dei tarocchi, e capire meglio. E abbiamo il Fante dei denari, quindi un'altra figura, in questo caso dei segni di terra, Toro, Vergine, Capricorno. Qui comunque, secondo me inizierete un qualcosa di nuovo, c'è qualche novità, soprattutto in campo economico, professionale e progettuale. Quindi qui proprio si inizierà una nuova fase, un nuovo processo, vi farete avanti e c'è un nuovo progetto che inizierete anche con una di queste persone, oppure anche un gruppo, un'equipe con la quale condividere qualcosa di veramente bello, qualcosa di veramente interessante. Potrebbe essere anche in campo amoroso, ma secondo me, in base a queste carte, è più qualcosa legato alla sfera economica, alla sfera professionale, anche qualcosa di creativo. Costruirete qualcosa di bello, come ad esempio una casa. Potrebbe essere il fatto di andare a vivere col vostro compagno oppure acquistare o vendere un bene immobile, una casa. Ok? Quindi sicuramente belle energie di rinnovamento. Ma ora vediamo attraverso i tarocchi celtici altre informazioni per voi, eh.
Quindi c'è comunque maggior grinta qui da parte vostra, maggior motivazione nell'iniziare un qualcosa. Vediamo. Vediamo un altro messaggio per voi. Eccolo qua. Allora, una cosa importante è che dovete lasciare da parte le vostre paure, le vostre insicurezze. Queste non vi portano da nessuna parte, anzi possono bloccare il processo del cambiamento. Lo so che il cambiamento fa sempre paura, ma dovete cercare di lasciare da parte appunto l'insicurezza, ok? Il caos che avete dentro. Ma durante questa fase della vostra vita il cambiamento è veramente doveroso. Ok? Deve esserci per cosa? Dovete per forza cambiare un qualcosa, un qualche aspetto della vostra vita, un qualcosa nei vostri rapporti interpersonali. Ok? Mi raccomando. Proseguiamo la lettura con l'oracolo dell'Apocalisse. Vediamo un'altra carta interessante per voi, eh? Vediamo per voi. Del segno del cancro, un'altra carta da questo magnifico mazzo di carte. Abbiamo la carta del terzo cavaliere, però questa carta sarebbe uscita al rovescio. Che cosa vuole dirvi come messaggio questa carta? Durante questa settimana è bene fidarvi solamente del vostro giudizio. Sarete voi i giudici. Okay, di voi stessi ed è importante analizzare la situazione prima di prendere una decisione. Questa carta, essendo uscita a rovescio, è un po' un campanello d'allarme. Vi invita a non fidarvi delle altre persone, okay, o comunque dei consigli di terze persone, ma è importante compiere un'analisi accurata, dettagliata, minuziosa prima di decidere del vostro futuro, soprattutto dal punto di vista economico e dal punto di vista lavorativo, perché ovviamente le conseguenze di una decisione avventata possono essere disastrose. Quindi qua comunque è tempo di fare un bilancio nella vostra vita, fare un bilancio, fare un resoconto, cercare di mettere ordine e fare chiarezza su uno o più rapporti. Ma proseguiamo lettura con una carta legata agli oli essenziali. Vediamo qual è l'olio essenziale che vi aiuterà durante questa settimana o comunque un messaggio per voi da questa carta. Vediamo, Ovviamente se vi va potete acquistare questo olio essenziale oppure magari alcuni di voi che bazzicano già con l'aromaterapia, possono già fare riferimento a questo olio. Ed è l'olio di eucalipto citrodora. Cosa vi dice questo olio? Provo la gioia di vivere nella leggerezza senza collera. Allento schemi mentali rigidi e contratture fisiche. Dovete lasciare da parte, ripeto, l'insicurezza, questi schemi rigidi, questi schemi prefissati, questi pensieri negativi, anche un po' contrastanti, dovete vivere la vita con più spensieratezza, con più leggerezza, senza collera, come dice questa carta. Dovete cercare di focalizzarvi soprattutto sul vostro terzo chakra. Benissimo, cari amici, queste sono le vostre energie. E vi aspetto sempre qui sul Tarumè. Ciao a tutti, alla prossima!